Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Esclusivista EnerSafe, Smart Energy, Centro Lucrezia della Valle, Catanzaro. Siamo qui davanti al Teatro Politeama, ma in occasione di una manifestazione spontanea Salviamo il Masciari. L'idea di questa manifestazione nasce da un gruppo spontaneo che si è creato in Facebook, ci siamo riuniti già un paio di volte, abbiamo già avuto un incontro con la Commissione Cultura, avremo anche un incontro con l'assessore per chiedere alla città e agli amministratori di non chiudere il teatro più antico della città. Pino, ci vuoi illustrare in 5 minuti quello che questa diciamo questa sensibilità che abbiamo avuto? Intanto è un tentativo che stiamo facendo di sensibilizzare la città, di diciamo così rompere quella cortina di silenzio che si era abbattuta su un teatro che lo facciamo stasera in maniera molto significativa davanti al Politeama, che può sembrare in un momento di grande vitalità visto che ospita diciamo così un artista di grande livello, un maestro, Renzo Arbore, ma credo che tanto vitale non sia neanche questo. Marcello, qualche parola su questa manifestazione? Questa manifestazione intanto è importante perché c'è un sacco di gente, ci sono 2000 persone sul gruppo Facebook, ci sono state persone ogni volta che ci siamo riuniti senza convocazioni ufficiali e senza niente di quello che può somigliare diciamo all'organizzazione istituzionalizzata, e questo significa che c'è una grandissima voglia della città di Catanzaro, dei cittadini di Catanzaro, di conservare un pezzettino di storia. Non stiamo salvando il pianeta, stiamo tentando semplicemente di conservare un pezzetto di storia e soprattutto uno spazio che non sia semplicemente il grande teatro dove viene la grande orchestra o il grande nome della musica, della canzone, ma uno spazio a misura di tutto quello che si muove nella cultura cittadina, le compagnie, i gruppi, le scuole di teatro, dove c'è gente che forse domani farà l'attore di professione e forse vuole invece semplicemente avere una qualità di tempo per fare una cosa che gli piace e basta, senza nessun tipo di velleità. Lorenza, un tuo pensiero su questa manifestazione e sull'idea che ci ha fatto mettere tutti insieme? Perché amiamo questa città e la vogliamo difendere con le nostre forze, non vogliamo che sia chiuso irreversibilmente il Teatro Masciari, che ha avuto un significato enorme per la nostra vita, di godimento della cultura, del teatro, del cinema, ed è un luogo bellissimo che va conservato, va restaurato come un patrimonio unico per tutta la città. Siamo qui per questo, per difendere il Masciari. Grazie. Siamo al Teatro Politeama di Catanzaro in attesa che inizi il concerto di Renzo Arbore. Qui l'assessore Baldo Esposito, che già ha avuto delle pressioni perché fuori dal teatro c'erano quelli dell'associazione Salviamo il Masciari. Cosa ci può dire in merito, assessore? No, intanto non pressioni, ma soltanto un confronto che era già iniziato in settimana, anche se poi abbiamo posticipato un incontro con la mia presenza, in quanto si sono già visti con la Commissione Cultura. A quell'incontro purtroppo per altri impegni istituzionali di lavoro non ho potuto partecipare. Ciò non di meno abbiamo una piena condivisione, quella è una forte volontà e forte sensibilità tutti insieme di poter delineare un percorso che porti a salvaguardia lo storico Teatro Masciari, che è un bene della città. Ho appena detto anche agli amici che fuori volevano manifestare la loro sensibilità verso il Teatro Masciari che l'operazione non si presenta da un punto di vista economico assolutamente facile, è un'operazione che, così come dovremmo affrontarlo in base agli atti amministrativi
aggiuntivi e anche ai certificati di compravendita che sono stati posti in essere, sarebbe un'operazione estremamente esosa per le attuali casse del Comune di Catanzaro. Ciò nonostante, si può elaborare un percorso nuovo con l'amministrazione comunale, con i cittadini e l'associazione che hanno a cuore il Teatro Macile, ma questo percorso naturalmente deve essere anche portato all'attenzione e alla sinergia della proprietà, con la quale devo dire mi sento di continuo e mi sento così tanto, dicevo prima, che ormai siamo anche diventati amici. Questo per dire che non è un problema nuovo per noi, lo avevamo già iniziato ad affrontare nella prima parte dell'avvio dell'amministrazione Abramo, la stiamo riprendendo dopo questo pit stop che abbiamo dovuto subire per la mini campagna elettorale. Siamo sul problema, non è un problema di facilissima soluzione, ciò non di meno non ci pieghiamo sulle ginocchia e cercheremo di offrire il massimo contributo alla soluzione di questo problema, che è un problema che sappiamo bene.